buon pomeriggio e benvenuti in un luogo molto speciale per noi dell'ambiente della Formula 1, l'Hockenheim Ring, sede del Gran Premio di Germania. Hockenheim è sempre stato teatro di gare combattute, pensate ad Alonso, Ricciardo, Vettel nel vicino 2014. Oggi mi aspetto una gara molto interessante. Questo fine settimana si corre nella Valle del Reno, che ha dato i natali a tanti grandissimi piloti. I 4,5 km dell'Hockenheim Ring richiedono grande precisione attraverso la sezione dello stadio e pura velocità a tavoletta sulla lunga curva che conduce alla zona di sorpasso del tornante di curva 6. Credo che oggi assisteremo a parecchi incontri ravvicinati. Per la gara di oggi sarò nuovamente in compagnia di Luca Filippi. Parliamo un po' di battaglia. Di recente, in un'intervista, ha espresso una certa insoddisfazione per le prestazioni del team. Qual è la tua opinione in proposito? Chiunque critichi la propria squadra in pubblico si mette in una posizione difficile. Certo, qualche volta c'è bisogno di scuotere qualcuno, ma le cose si risolvono meglio con incoraggiamento e supporto. Non penso che i suoi commenti siano stati particolarmente apprezzati dalla scuderia. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Valtteri Bottas parte dalla pole position e proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel. E ora vediamo il resto della griglia. Gasly, Ricciardo, Nico Hülkenberg, Verstappen, Butler, Perez, Battaglia e Charles Leclerc, Hamilton, Grosjean, Lando Norris e Weber, Magnussen, Raikkonen, Lance Stroll e Robert Kubica, Albon, infine George Russell in ultima posizione. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. We need you to finish in 13th or higher today. Has been enabled.
was the fastest lap of the race. Keep this up. This is your final lap of the race. You are in first position, front of the pack, a little behind. The gap behind us is 2.0 seconds. They're on fresh softs. This is your final lap of the race. Absolutely awesome, just amazing. Well done. Ed ecco il nostro vincitore. E ora è il momento della premiazione, oserei dire meritatissima. Questa è una squadra che dà ai giovani piloti di talento l'opportunità di correre e vincere. Oggi la vittoria. Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Battaglia aumenta il suo vantaggio nel campionato. Allora Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Direi Battaglia. Ha lottato con coraggio e a tratti aveva un passo di gara incredibile. Oggi è stato il migliore. Ora vediamo la classifica costruttori. Il distacco tra la Toro Rosso e le altre squadre continua a crescere. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1. Ma la stagione è ancora nel vivo. Quindi non perdete le prossime gare.